anni di indagini. L'iniziativa è del Centro di Documentazione Storico-Politica sulle Stragi e dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage del 2 agosto, la strage che qui a Bologna ha ucciso 85 persone, nel ferito 200, nell'agosto del 1980, ed è il più grave atto di terrorismo mai verificatosi nel nostro paese. Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera il procuratore di Torino, Giancarlo Caselli, e l'onorevole il presidente della vostra amministrazione provinciale, Vittorio Prodi, l'avvocato Francesco Berti Arnoldi Veli, che è il presidente del Centro di Documentazione sulle Strade, Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage del 2 agosto. Io proporrò che sulle questioni che iniziano il tema di questa sera tutti quanti possono parlare a turno, naturalmente, in modo che alle varie questioni si possa dare una risposta, si possa approfondire insieme un argomento così delicato e così attinente anche ai fatti dell'attualità. Ma il presidente della provincia, Vittorio Prodi, può inaugurare questo nostro incontro, la prego. Solo per dare un saluto, perché credo che questa sia una bella occasione di Giancarlo Caselli e parlare di queste cose, e proprio perché purtroppo sono cose di costante. Sembra che noi proprio non riusciamo a rifare il punto della situazione e poter ripartire. Siamo sempre in qualche modo ritrascinati nel passato e soggetti continuamente a rivelare. Io mi chiedo se anche qui, ecco, noi non potessimo in qualche modo fare qualcosa che assomiglia a quello che in Sudafrica hanno fatto con il Verità e Conciliazione, per poter dire, a sapere, non tanto ma sapere chi ha fatto che cosa e poter finalmente chiudere con il giro dei ricatti. È possibile fare, è ancora un po' politico. Abbiamo il coraggio politico di trovare una soluzione politica. Hanno assassinato il professor Marco Biagi, il suo scolarista,
sulla cui morte si è discusso a lungo e non sono mancate, come voi sapete, le polemiche a proposito delle misure di sicurezza che il professor Biagi aveva chiesto e che gli erano state invece tolte. È un'indagine difficile quella che è in corso da parte della magistratura attorno alla morte e all'assassinio del professor Biagi, che è collegata, viene collegata e appare senz'altro così, alla uccisione avvenuta un anno prima del professor Massimo D'Antona, anche il giuslavorista. Entrambi personaggi non di parte, ma personaggi che cercavano il dialogo, la mediazione tra le parti sociali e politiche di questo paese, perché la riforma del mercato del lavoro, che era la loro tesi, era ineludibile, ma doveva avvenire, deve avvenire attraverso un incontro tra le parti sociali. Ora sono passati davvero 30 anni, forse più di 30 anni, dalle prime manifestazioni delle Brigate Rosse in questo paese, sulle quali il giudice Caselli indagò da procuratore a Torino. Dottor Caselli, 30 anni nei quali ci sono stati successi, che sono state sconfitte da parte dello Stato, la morte di Moro, la morte di tanti servitori dello Stato, magistrati, rapiti, feriti, e ci sono state anche vittorie, perché dopo la morte, l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro, lo Stato sconfisse le Brigate Rosse. Perché dopo 15 anni ancora stiamo discutendo chi sono questi delle Brigate Rosse, dobbiamo ascoltare i loro proclami, come è venuto l'altro giorno in udienza, da parte di Cappelli e Ravalli, Cappello e Ravalli, che sono gli assassini tra l'altro di Lando Conti, sindaco di Firenze, e del professor Ruffilli, uccisione avvenuta a Forlì nell'86. Perché lo Stato non è riuscito a sconfiggere questo terrorismo? Perché ancora oggi il ministro dell'Interno Pisano lancia l'allarme a dire che la minaccia è addirittura raddoppiata rispetto a un recente passato. Che cosa è successo, o meglio, forse che cosa non è successo, procuratore Caselli? Difficili, quasi impossibile sintetizzare questi 30 anni che hanno, come dire, inteso così la domanda di Scandola. Anche perché viviamo tempi convulsi, affannati, affannosi, tutto si insegue, si accavalla, ed è facile anche, se non per dimenticare, non ricordarsi esattamente quel che è stato. Però io vorrei cominciare con una riflessione che per molti ancora oggi può essere attuale, ma per tanti, tantissimi ha un po' il sapore, come dire, se non dell'irreale, quantomeno del surreale, o del dimenticato, o dell'accantonato, o del rimorso. La riflessione è questa, che siamo usciti per una fase storica, da una situazione che definire drammatica è usare un eufemismo. Perché? Perché negli anni 70 il nostro Ministero degli Interni era arrivato a calcolare la cadenza oraria degli atti di violenza politica, come se la violenza politica fosse un treno che passava con tanta regolarità quotidianamente che si poteva calcolare tempi o dei ritmi. Questa è la situazione degli anni 70, caratterizzata da un intrecciarsi di terrorismo rosso e nero, ora organizzato, tipicamente quello delle Brigate Rosse, ora diffuso, penso in modo particolare alla prima linea, ai superganci, con strati sociali piuttosto ampi, ma accanto al terrorismo lo stragismo, indirizzato verso obiettivi indiscriminati e quindi
proposito di diffondere la paura, il terrore nell'intera popolazione civile e non soltanto all'interno di determinate categorie di cui simboli venivano selezionati e colpiti dal terrorismo di matrice rossa, qual era che fosse, una situazione estremamente difficile, estremamente complicata. L'EBR erano in quella fase molto diffuse in strati sociali allargati, potevano contare su una penetrazione piuttosto in profondo in vari luoghi di lavoro, erano radicate, approfittavano di un tessuto sociale lacerato, permeabile, tutto quello che vogliamo, ma questo radicamento fuori discussione, e l'interfaccia di questo radicamento era, almeno nella prima fase, anche a sinistra, forse soprattutto a sinistra, una certa qua sottovalutazione, incertezza, ambiguità. Non erano terroristi, erano degli Zorro, dei Robin Hood, dei compagni che sbagliano, erano un fenomeno al quale applicare lo slogan né con lo Stato né con l'EBR, come se fosse possibile un'equidistanza tra questi due estremi. Il tutto intrecciato anche con deviazioni, deviazioni vere e proprie delle parti dello Stato quando si tratta di indagare sulle stragi, inefficienze, impreparazioni quando si tratta di contrastare il terrorismo brigatista. Approccio burocratico, approccio formalistico, non ancora con consapevolezza piena di che cosa questo fenomeno poteva rappresentare. Io altre volte ho raccontato, e l'occasione è propizia, preziosa, importante, grazie per questa opportunità per rifarlo, questo fatto. Quando le Brigate Rosse sequestrano il magistrato genovese Mario Sossi e i carabinieri e la Polizia di Stato, con quella concorrenza, chiamavano così, che caratterizza sempre le nostre forze dell'ordine, istituiscono un nucleo speciale per i carabinieri, di fatto comandando la generale della Chiesa, per la Polizia di Stato comandando il questore Santillo, inverano, realizzano, concretizzano quei due valori fondamentali per la lotta a qualunque tipo di crimine organizzato, si tratti di terrorismo, di mafia, ferma la differenza di tra i due, le metodologie di risposta e di contrasto sono in regina come sempre le stesse. I due valori fondamentali sono la centralizzazione dei dati, cercare di sapere tutto quello che si può sapere e unificare in un unico centro di raccolta i dati ovunque acquisiti, e specializzazione, che ci sono uomini che fanno soltanto questo, sempre di più questo, in modo da affinare la loro conoscenza, in modo da decifrare sempre meglio, sempre più efficientemente questi dati, senza che nulla, assolutamente nulla, sfugga. E tutte le volte che sono stati applicati questi valori, e per il terrorismo e per la mafia, i risultati sono arrivati, quando questi valori sono stati dimenticati, è cominciata invece la notte delle conoscenze e quindi dei risultati investimenti giudiziari. Bene, sequestro Sossi, nuclei speciali, questi due valori, centralizzazione e specializzazione, realizzati al massimo, i risultati vengono. Praticamente tutti i capi storici del Brigate Rosse vengono arrestati, la prima inchiesta torinese sulle Brigate Rosse. Quando questa inchiesta si conclude, siamo nel 1976, con la richiesta di rinvio a giudizio, sarà poi il processo torinese capi storici delle Brigate Rosse, ecco che già la Chiesa viene, combinazione con la tabella di ufficio, e gli dice: giudice, secondo lei noi abbiamo lavorato bene? Io lo guardo un po' stralunato, perché francamente mi chiedevo che senso ha questa domanda. Certo, rispondo che avete lavorato bene, benissimo, quotidianamente sono in grado di apprezzare quel che fate, i risultati che... Allora, se pensa che abbiamo lavorato bene, guardi che stanno per ristrutturare il nostro nucleo e fate qualcosa voi magistrati, perché sono... Mi precipito dal mio capo, il consigliere istruttore Carassi, si organizza
una riunione con gli altri magistrati e dell'ufficio istruzione e del pubblico ministero che si occupavano di queste cose, trasfogliamo un po' tutti, una decisione che dal punto di vista tecnico non si capisce, ma quella era la stagione, credetemi, poi le cose sono cambiate anche in forza di questa esperienza, concludiamo, noi siamo magistrati, questi sono problemi dell'esecutivo, non possiamo occuparsi, non possiamo interferire, non possiamo fare altro che assistere in silenzio. Se poi successivamente qualche volta i magistrati si occuperanno dei problemi che non sono propriamente soltanto esclusivamente di loro competenze, anche perché queste esperienze negative hanno indubbiamente per sta di fatto che non vengono, se non sciolti, ristrutturati, diventano un'altra cosa, di nuova parcializzazione degli dati, di nuova frammentazione, di nuova segmentazione, ciascuno che va per suo conto e va in un momento effettivo, significativo, organico, istituzionale di raccordo, e di nuovo, se non si presta acqua di mortaio, sicuramente non si ottengono più risultati di prima. Con un profilo paradossale, incredibile, ed è che le Brigate Rosse a questa ristrutturazione non credono. Sono convinti, lo dovranno convinti di sapere tutto, di essere più bravi, più furbi, più intelligenti, più perspicaci, politicamente più avanti di chiunque altro. Sono convinti che la ristrutturazione è una finta, in realtà è una redistribuzione sul territorio più capillare del personale specializzato e dei carabinieri della Polizia di Stato per attuare un controllo sociale più ficcante, più incisivo, e sono talmente convinti di questo che la loro ottica criminale, delinquenziale, devono anche dirlo, e per loro dirlo significa uccidere qualcuno, perché l'omicidio funzioni come cassa di risonanza al volantino col quale esporranno la loro teoria circa la ristrutturazione dei nuclei. E uccidono a Torino, a Porta Palazzo, il maresciallo Rosario Berardi, uno degli uomini più bravi del nucleo del questore Santillo, per poter scrivere, anche per poter scrivere al volantino, sostanzialmente non ci fate fessi, abbiamo capito, in realtà non è una ristrutturazione, ma volete controllarci più da vicino laddove pensate che noi possiamo. E invece no, ristrutturazione era e bisognerà aspettare il sequestro nuovo e lo shock terribile che il nostro paese con questo sequestro, la strage di uomini di scorta, è costretto a subire, perché questi valori della centralizzazione e della specializzazione siano recuperati, di nuovo chiamando in capo il generale della Chiesa con l'ordine interforze, e i risultati ricominciano ben presto a prodursi: Monte Nevoso, di nuovo la scoperta di carte vive attuali, calde, che consentono di sviluppare indagini in profondo, e poi la stagione, la vera e propria slavina di pentiti, la fine sostanzialmente del brigatismo di quella fase, anche se purtroppo fine completa, fine totale, fine irreversibile non è, e lo sappiamo anche ai nostri giorni, perché qualche radice continua a buttare prodotti, a germogliare qualcosa di perverso che si raccorda con i nostri giorni. Questa è la fase. Due parole ancora, o mi riservo per il successivo scarico, deve decidere lui. Ma prego. Grazie. Perché è tornata di grande attualità il dibattito su se questo ruolo in particolare, se la fermezza che lo Stato ha dimostrato in occasione sia stata una cosa giusta, sbagliata, se abbia prodotto risultati oppure se fu una cosa inutile. E che cosa posso dire nell'ottica della mia sicuramente circoscritta, corporativamente molto delimitata esperienza? Che le Brigate Rosse passano dai sequestri della primissima loro fase, morti e fuggi, sequestri duravano poche ore, ai sequestri che si protraggono per alcuni giorni, prima un dirigente FIA da Torino a Meri, poi il magistrato Sossi a Genova, poi uccidono il procuratore generale di Genova Cocco e l'uomo della sua scorta, Saponara Deiana, poi l'escalation continua con la strage di
assalto dei 5 uomini di scorta dell'onorevole Moro, il sequestro di Moro, la prigionia di Moro che si protrae per 55 giorni e poi l'esecuzione vigliacca di questo uomo tenuto prigioniero per tanti giorni. Come se questo Moro compiono il massimo sforzo militare e dal punto di vista militare, dal punto di vista criminale, i risultati sono purtroppo innegabili. Una scorta annientata, un sequestro interminabile, 55 giorni, senza che le forze dell'ordine riescano a cavare un altro buco, anzi gli inquirenti alla fine beffati con questo cadavere, lasciato in via Caetani, a mezza strada tra la sede della DC e la sede del PC, come a dire, non solo non ci trovate, ma siamo in mezzo a voi e non ci trovate lo stesso. Siamo proprio fisicamente in mezzo tra le due cose che il nostro paese politicamente conta di più, e proprio in mezzo a queste due cose noi lasciamo questo cadavere, a dimostrazione proprio anche irredente che non ci trovate ancorché noi siamo proprio qui in mezzo, ancorché siamo meno clandestini, meno catacombali di quanto vogliate far credere. Successo criminale purtroppo indiscutibile, ma secondo me anche l'inizio della fine delle Brigate Rosse, perché politicamente il sequestro Moro, politicamente, è difficile dirlo quando ci sono queste tragedie umane, personali, con lutti che hanno ripercussioni familiari che conosciamo tutti, no? C'è niente da aggiungere, la scorta è lo stesso onorevole Moro, ma dal punto di vista politico un fallimento. Volevano a tutti i costi essere riconosciuti politicamente come soggetto alternativo allo Stato e questo riconoscimento non arriva. Volevano scatenare una sorta di prevedere civile, mobilitando tutti gli altri movimenti piccoli e grandi che c'erano e che operavano in Italia, e questo non accade. Avevano in mano, questa è la mia personale opinione, della documentazione che dal loro punto di vista criminale facilmente avrebbe potuto essere utilizzata per spaccare il fronte avversario, creare lacerazioni, contrapposizioni, divergenze, e non l'hanno fatto. Un fallimento dal punto di vista politico, un primo fattore di crisi che si combina con un altro potente fattore di crisi che è progressivo, crescente, alla fine assolutamente evidente, isolamento politico delle Brigate Rosse e della violenza politica come la violenza armata come metodo di lotta. Questo isolamento politico deriva prima di tutto dal dato storico che il processo di togliere il Capitolio delle Brigate Rosse, quel processo che non si doveva fare perché la rivoluzione armata non si processa, e avevano disseminato di morti questo processo. Coco, che è ucciso come rappresaglia per la mancata liberazione dei prigionieri che dovevano essere scambiati con Sossi, l'avvocato Croce che voleva assicurare anche ai brigatisti, adempiendo un suo elementare dovere, quella difesa che lo Stato democratico è essenziale sempre. E poi, quando il processo ricomincia, durante il sequestro Moro, la pretesa di liberare proprio alcuni detenuti di questo processo in cambio di Moro, l'uccisione di un poliziotto penitenziario, Cutugno, altri attentati, il primo giorno l'omicidio grande, l'ultimo giorno quando la Corte Cassini si ritiene in Camera di Consiglio, l'omicidio esposito di Genova, ammirato dal laboratorio di Santillo, proprio un cinismo brigatista criminale cadenzato su questo processo con una violenza di fuoco inaudita, perché questo processo non si doveva, e invece si fa questo processo, e si fa rispettando non soltanto tutte le regole, ma anche l'identità politica dei deputati che sono ammessi al controinterrogatorio delle loro vittime, di Sossi. E quindi la dimostrazione che i loro assunti, le loro teorie, le loro fabbricazioni erano appunto vuote. Non è vero che la rivoluzione non si processa, non è vero che si soltanto disvelando il volto fascista e reazionario dello Stato, si può processare nel rispetto delle regole di identità politica. Un fattore di crisi combinato con le assemblee, le centinaia di migliaia di assemblee, a dimostrazione in progresso del tempo che era un problema non soltanto per le vittime potenziali, ma per la democrazia, per la libertà, per i diritti di tutti, che bisognava buttare via tutte le ambiguità, tutte le incertezze, tutte le confusioni dei Robin Hood e degli Zorro, e schierarsi, politicamente schierarsi,
da una parte col contributo formidabile, purtroppo anche qui con una tragedia umana dentro questo contributo che è l'omicidio del sindacalista Rossi. Frattanto quel recupero di efficienza attraverso il ripristino del metodo di lavoro generale della Chiesa, un decreto Cossiga che non è sequestro di persona ma che è una sorta di ponte lanciato verso chi voglia collaborare in qualunque campo, non soltanto sequestro di persona ma anche terrorismo eccetera, ed è la promessa, la prospettiva almeno di benefici per chi si intende collabora con lo Stato, ecco, tutto questo determina la slavina dei pentimenti e la crisi, il crollo verticale di quelle brigate rosse. Perché, e con questo davvero scusatemi la lunghezza, ho finito. Perché per fare i terroristi, in maniera ieri come vale oggi, bisogna essere molte cose, alcune cose, ma due fondamentalmente, bisogna essere vigliacchi e bisogna essere fanatici. Vigliacchi perché ammazzare una persona, mi riferisco a Biagi, all'ultimo omicidio commesso, che in bicicletta sta raggiungendo la sua abitazione da solo. Fatto così si può commettere soltanto se si è sorretti da una buona, forte dose di vigliaccheria. E poi bisogna essere fanatici, perché soltanto il fanatismo può portare a individuare una persona sconosciuta che fa il suo mestiere e basta, come simbolo di qualche cosa da abbattere, dando addirittura questa persona sconosciuta, mai vista, se non per fare l'inchiesta che porterà al suo assassino, la morte. Ecco, per superare la vigliaccheria necessaria per essere terroristi e per non accorgerci del fanatismo che porta a scambiare le persone fisiche con dei simboli da uccidere, bisogna essere fortemente convinti, autoconvincersi di essere nel giusto. Se questa convinzione si appanna, se questa convinzione viene meno perché fallisce il sequestro Moro, perché quel processo che non si doveva fare si fa nel rispetto delle regole di dignità politica, perché le assemblee isolano politicamente e non ci sono più ambiguità, non ci sono più confusioni, ma c'è netta contrapposizione da parte in particolare di coloro di cui si pretendeva di essere l'avanguardia, ecco che non ci si crede più, ecco che non si è più convinti di essere dalla parte giusta. Ecco che quelle certezze psicologiche terribili che consentivano di superare la propria mentalità, di non accorgersi al proprio fanatismo, si inclinano, crollano e si entra in crisi. E qui nascono i pentiti, qui è la fine di quella fase storica. Oggi però purtroppo abbiamo di nuovo a che fare con questo problema. È vero che sono pochi, è vero che sono sradicati, è vero che sono parassiti della politica perché non riescono a elaborare nulla d'autore se non contrapporsi a coloro che attraverso la mediazione vorrebbero aiutare tutti quanti a fare qualche passo. Ma però io sono sbagliato, non mi interessa, ma il discorso è proprio di metodo, è il metodo del confronto, del dialogo, della mediazione che rifiutano ontologicamente perché sono dei violenti, perché sono dei terroristi, perché sono dei criminali. Sono pochi, sono radicati, sono parassiti, sono vivi oggi, tanto quanto ieri, se non più di ieri, ma sono pericolosi. Le Brigate Rosse uccidono per la prima volta deliberatamente l'omicidio Cocco, nel momento in cui, dal punto di vista organizzativo militare, sono ai minimi nervi. In quel momento, 1976, i militanti regolari, cioè una destina a tempo pieno di Brigate Rosse ancora in libertà, sono 5, massimo 10, però più facilmente 5 che non 10. Pochissima cosa è tutto l'uccidio. Anche pochi sono pericolosi e oggi possono contare su tecniche di comunicazione, praticano sistematicamente tecniche di comunicazione tecnologicamente molto avanzate, quasi a voler dimostrare che sono pochi, sradicati e lontani, conseguentemente, ma grazie all'uso sapiente,
criminale da sapere di queste nuove tecniche vicini, presenti, inafferrabili e mescolati un po' dovunque con tutte e con tutti. Un piccolo gruppo che però grazie alla tecnologia può provare a dare l'impressione di dislocarsi ovunque. Allora, ancora un problema tutto affatto diverso da quello degli anni 70, ma ancora un problema con le sue caratteristiche, ancora una volta un problema da non sottovalutare, e ancora una volta non sottovalutare lo significa, secondo me, cercare di mettere in campo al massimo delle potenzialità i due valori, centralizzazione e specializzazione, che sono sempre risultati vincenti. E forse oggi, ma è la mia personalissima opinione, questo lo è fino in fondo, perché assieme alla mafia abbiamo una Procura Nazionale Antimafia e Procura Distrettuale Antimafia, per il terrorismo abbiamo soltanto e recentemente le Procure Distrettuali Antimafia, non ancora una Procura Nazionale per il terrorismo come abbiamo per la mafia, forse sarebbe invece, a mio giudizio, senza forse, utile anche su questo versante che una struttura come quella antimafia, che ha dato ottima prova di sé, sia sperimentata, messa in campo anche contro il terrorismo. Grazie. Sono stato così lungo che posso parlare. La ringraziamo molto invece, dottor Teselli. Io vorrei che nella nostra discussione intervenissero anche l'avvocato Bertano Aldivelli e Paolo Bolognesi dell'associazione, per dar modo loro di intervenire. Io allargherei un pochettino l'ottica della nostra discussione, approfittando delle cose che il dottor Caselli ci ha detto. Pochi sradicati, dice, i brigatisti oggi, o quelli che si fanno passare per brigatisti, vedremo di che cosa si tratta. Il problema è che sembra di notare in questo paese, negli ultimi tempi, l'affermarsi di un clima di spaccatura politica, un clima per il quale da alcune parti, e qualche volta parti anche responsabili, si alimenta una situazione di accusa nei confronti degli avversari e si arriva a situazioni veramente difficili da capire. C'è stato il caso del G8 a Genova, dove non c'è dubbio che una parte delle forze politiche ha approfittato di quello che è accaduto per tentare di criminalizzare una parte importante del movimento dei New Global, dei No Global italiano, anche se era composto in gran parte, in grande misura, da ragazzi dei centri cattolici di Lilliput. Io li ho visti massacrati da carabinieri e polizia. Dopodiché una parte del movimento ha reagito in termini che sono sicuramente censurabili e condannabili, ma il problema è questo, del fatto che nei confronti delle aspirazioni o delle problematiche che molti ambienti giovanili in particolare avanzano, si risponde a volte con una durezza e con una incapacità di dialogo che è preoccupante. Un altro caso, il fatto L'Unità Ferrara. Allora, il giornale, il quotidiano L'Unità, pubblica una notizia per cui, ripresa tra l'altro dall'agenzia ANSA, dove si annota come fatto strano, che in effetti lo è un fatto strano, che il direttore di un giornale, cioè Giuliano Ferrara, si è invitato a cena a Palazzo Grazioli, dove abita il Presidente del Consiglio, con altri esponenti del governo. Niente di più che una notazione, un fatto strano, talmente strano che l'agenzia ANSA ne aveva dato notizia, mentre normalmente l'agenzia ANSA non dà notizia di chi viene, che va a cena a casa del presidente Berlusconi. La risposta di Giuliano Ferrara, non soltanto di Giuliano Ferrara, è stata terribile e inusitata. Cioè, dopo la pubblicazione di questa notizia sull'Unità, Ferrara risponde: adesso se mi ammazzeranno saprete chi è il mandante politico della mia morte. Ancora un episodio.
intervista a Licio Gelli pubblicata da Concita De Gregorio sulla Repubblica. Licio Gelli che dice molto tranquillamente, ma il piano di rinascita democratica ormai è stato attuato quasi tutto, manca ancora tre colucce. Sì, alcuni ci sono dei bravi ragazzi che lo stanno portando avanti, Fabrizio Cicchito lo va per sopra, Fabrizio Cicchito è il vice coordinatore di Forza Italia. Oggi sulla Repubblica l'ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, un'intervista sempre con Città De Gregorio, dice sì, ma certo Gelli, sicuro. Gelli è stato riammesso recentemente nella massoneria e so che nella massoneria stanno entrando, sottintendo numerosi, industriali, uomini dell'esercito, della polizia, magistrati e probabilmente anche politici. E che cosa sta accadendo? Mi sono chiesto, annotando questi fatti che ineriscono un po' la nostra storia, la nostra vicenda, chi si è occupato della strage del 2 agosto e dei depistaggi che la strage del 2 agosto ha visto e che i magistrati sono stati costretti a rintuzzare con una fatica terribile, sa bene che cos'era. Che cos'è, cos'è stata la P2? Pensate che oggi uno dei coloro che sta, Gelli fu condannato appunto per il depistaggio della strage di Bologna, ma fu condannato anche Francesco Pazienza, che infatti adesso nel carcere di Alessandria sconta proprio 10 anni che gli sono stati inflitti per aver compiuto depistaggi ai danni degli investigatori che cercavano di scoprire la verità sulla strage di Bologna. Ma oggi Francesco Pazienza è alle cronache dei nostri giornali. Peraltro, un altro motivo, Francesco Pazienza viene attribuito, e ci sono elementi che proverebbero questo, l'organizzazione dei famosi dossier hanno portato a accusare Prodi, il fratello del nostro presidente, Prodi, Fassino, Rutelli, eccetera, eccetera, come percettori di immense tangenti da parte della vicenda Telecom Serbia, e si scopre, lo scoprono valenti giornalisti, quelli di Repubblica, alcuni colleghi anche del TG3, eccetera, pochi altri giornali si occupano di questa parte dell'inchiesta Telecom Serbia, si scopre che è tutta una macchinazione ordita da gente che abbiamo già conosciuto, con metodi e sistemi che abbiamo già conosciuto e li abbiamo conosciuti ai danni della verità del più grave delitto terroristico che si è avvenuto nel nostro paese, appunto la strage di Bologna. Io mi sono chiesto, appuntandomi queste cose, venendo qui per presentarvi a voi questo dibattito, ma che cosa sta succedendo nel nostro paese? Si criminalizza il movimento, i sindacati che rifiutano di accettare una riforma delle pensioni, discutibile, comunque dal punto di vista sindacale inaccettabile, in ogni caso probabilmente i sindacati hanno mille ragioni per pensare così, ne avevamo tutti diritto, ma perché la protesta dei sindacati deve apparire terroristica, deve apparire foriera e alimentare il terrorismo in questo paese? Perché l'accusa all'avversario è sempre così dura, così gretta? Che cosa si sta macchinando? Io vorrei chiederlo una risposta. Quasi quasi devo guardare io, ma vorrei chiederla innanzitutto a Paolo Cronisi, tu cosa pensi di quello che sta accadendo oggi nel nostro paese legato a tutti questi problemi? Questo ha avuto un grande risalto
grande risalto e ci sono state delle reazioni molto piccate da parte di alcuni esponenti della maggioranza, ministro e anche altri esponenti minori. Poi dopo è venuto fuori questo bellissimo comunicato, questa intervista a Gelli, ed ecco che nel momento in cui io ho fatto notare che Gelli non ha smentito nessuno, visto che devo confermare quello che dicevo io, ma nessuno ha neanche smentito o ripreso le smentite, le riaffermazioni che avevo fatto. E allora di questo fa meditare. Però vedete, è anche triste dover dire nel 2003 noi come familiari abbiamo visto e abbiamo messo il dito sulla piaga e cose di questo tipo. Anche perché noi nel 2003 abbiamo fatto questo, ma sono cose già viste, cose già ritrite, ripassate, e sembra quasi che la metodologia nuova di Zecca che sta mettendo fuori adesso sia proprio veramente. Uno va per l'autostrada, trova un patacaro, quelli che ti vendono gli orologi lì sull'ospedale, ed è convinto quello sempre di comprare un orologio vero, l'Omega vero, e già stato fregato 2 anni prima, 3 anni prima, 5 anni prima, 10 anni prima, e vieni questo passo. Noi ne facciamo un problema di memoria, forse anche un problema di altro, anche perché ci sono persone che si riprovano sempre con questo, e io dico è un metodo per riprovare la febbre, a vedere la reazione, vedere se ci sei attento. Noi nel 1989, alla vigilia del processo d'appello, tanto per intenderci, 1989, sono parecchi anni fa, abbiamo vissuto le stesse cose che si stanno vivendo adesso con l'affare Telecom Serbia o l'affare Mitrovica, e vieni questo passo. Dopo alcuni mesi, finito il primo processo, un avvocato, l'avvocato Montorsi, decise di passare dall'altra parte, andò a incontrare Gelli e passò dall'altra parte. E in quel momento, da quel momento cominciarono, supportati dal giornale, come adesso del resto, e dal Sabato, un altro giornale, Sabato, una serie di inchieste incredibili in cui a Bologna era successo di tutto e il contrario di tutto: la massoneria rossa, gli incontri dei familiari con i giudici all'interno della sede del PC, tutto il teorema coordinato e di questo passo. Con una gran cassa incredibile, io ero diventato l'uomo che aveva creato il SIFA dei poveri, cioè io il SIFA dei poveri, avevamo soltanto fatto in maniera che gli atti, 600.000 pagine, fossero inseriti in un computer, no? In modo che gli avvocati potessero lavorare bene. Ecco, questo mi è costato, per modo di dire, costato l'accusa di aver messo su un centro di spionaggio, no? Anche perché, voglio dire, tutto questo è stato costruito per vedere di creare un grande problema in città e un grande attacco all'associazione dei familiari del PD. E questo nel 1989. Il processo di appello che si fece, il primo processo d'appello, alla fine furono assolti tutti dall'accusa della strage, e una delle cause prime di questo fu questo clima generale, questa, diciamo così, fuorviante discussione che si era andata a fare non più sulle prove o non prove del processo, ma soprattutto su tutto quello che si girava attorno, che erano queste cose inventate, in questo caso. Ma vedete, le stesse cose, a parte il fatto che una parte di queste cose ogni anniversario del 2 agosto risaltano fuori, quest'anno addirittura in un'intervista a Libero l'onorevole Raisi ha tirato fuori il fatto degli incontri clandestini tra giudici e familiari, eccetera, eccetera, all'interno della sede del PC, e via di questo passo, e via. Ma la cosa incredibile che viene fuori è questa. Nel 1980,
79 noi avevamo un imputato che era Gelli, avevamo una serie di gruppi, la massoneria, la P2, eccetera, che aveva dei suoi altri esponenti imputati e in qualche modo aveva messo in piedi tutto questo meccanismo per difendersi da un processo che non voleva che venisse fatto. Che voleva che venisse trasferito, che venisse messo in mani di altri giudici, di questo passo. Però dico, in questo momento, nel 2003, noi abbiamo delle commissioni parlamentari che stanno mestando nel tondo, che stanno, diciamo così, diffamando il Parlamento, una delle istituzioni primarie dello Stato. E questo che deve far meditare. Cioè, qui non ci troviamo di fronte a una loggia massonica che cerca di cambiare le carte in tavola, ma ci troviamo di fronte a una commissione parlamentare che nella sua maggioranza sta cercando di cambiare le carte in tavola. E questo deve far riflettere per vedere il degrado a cui si è arrivati. Questo è un segno di grande degrado, di grande abbassamento del livello democratico. Questo è il mio personale parere. Quando la commissione Mitrokhin, sempre anche quella, parlamentare, ritira fuori le tesi di Gelli dicendo che la pista è rossa o la tesi tentata all'inizio dall'occhio di Costanzo, occhio non occhio, il giornale L'Occhio, che nel 1980 cercava in un qualche modo in maniera subdola di dare la colpa della strage al figlio di Cecchi, tanto per che lo si sappia, io credo che questi siano squallori incredibili che, diciamo così, passano un po', perché c'è una smemoratezza generale su questi aspetti ed è, cioè, secondo me, proprio anche a livello parlamentare non c'è la reazione che questi tentativi si meriterebbero. E io credo che proprio è il discorso del piegare il Parlamento a dei bassi livelli che, ripeto, abbassano molto la soglia democratica del nostro Paese. Anche perché nel momento in cui facciamo in modo che il Parlamento arrivi a questo, ecco che immediatamente, come dire, chiaro, abbassi la politica a cassa di risonanza, gli eletti del popolo a cassa di risonanza per arrivare a dei bassi vieti scopi di potere e non politici, perché questo è un aspetto moderno del terrorismo. Mentre una volta, voglio dire, una volta, quando si voleva eliminare la politica di Moro, si è cercato e si è eliminato Moro, per eliminare la politica di Prodi, la politica di Fassino o cose del genere, si cerca di eliminarli dal punto di vista mediatico e questo non è altro che un'altra forma di attentato terroristico. Questo è la mia opinione, tanto per intenderci. Noi stiamo assistendo a un ammodernamento di determinate tecniche per arrivare alla squalificazione, all'eliminazione del personaggio che tu hai di fronte. E questa è la cosa che sicuramente non è democratica. Nel momento in cui queste operazioni non vengono fatte da personaggi torbidi così, ma vengono fatti sotto la tutela di una commissione parlamentare, io credo che questo sia uno squallore e un atto talmente antidemocratico che deve far riflettere tutti. Non ci troviamo di fronte ad una situazione così così, ci troviamo di fronte a un fatto incredibile. Quando poi vediamo che alcuni di questi personaggi che mettono nel torbido nel 2003 sono gli stessi dell'89, gli stessi che addirittura hanno avuto per le mani una serie di casi estremamente torbidi di quegli anni, insomma, come se niente fosse, uomini del Parlamento utilizzano gente come Pazienza, utilizzano personaggi di quel tipo lì, personaggi come Marini che hanno un curriculum vitae criminale, incredibilmente da non tenere conto di questo tipo. Questo, voglio dire, è anche in questo caso supportati da una campagna di stampa che è, a mio parere, nell'ambito del discorso, una nuova forma di disinformazione, ma in questo caso è una nuova forma di terrorismo. È una nuova forma di terrorismo per eliminare degli avversari politici. Noi ci troviamo a una tecnica di questo tipo
E dall'altro caso, nel momento in cui tocchiamo il caso Biagi, vediamo tutta una serie di cose che si sono verificate anche allora, nel 1980, eccetera. Cioè, questa problematica tra i giudici, questo fatto che ci si trovi impreparati di fronte all'evento, e nel momento in cui vai a valutare, analizzare il passato, ecco che ti trovi che il pool antiterrorismo non ci sono più. Abbiamo talmente dato per certo che i terroristi non avrebbero più creato problemi in Italia, non è mai sparito del tutto questo fenomeno, ma a questo punto non esistono più dei pool di investigatori per affrontare questo tema fino in fondo, e ci si ritrova assolutamente schiazzati, e anche qui con notizie giornalistiche che impazzano, che girano a vuoto su questi problemi. Ecco, allora che io credo che la situazione in cui ci si trovi, ci deve essere un discorso di volontà politica per quello che riguarda il pool antiterrorismo, fare in modo che i migliori investigatori possano essere al servizio delle procure nel momento in cui danno questo, ma non auspicare, fare in modo che ci siano, fare in modo che si arrivi. Qui si misura veramente la volontà di andare contro il terrorismo, perché vedete, dopo l'11 settembre qui in Italia noi siamo diventati uno dei paesi più antiterrorismo, a parole. Non c'è uno che parla se non, che non dice che bisogna combattere, bisogna fare, eccetera. Ma dall'11 settembre, dall'omicidio d'Antona prima, Biagi poi, eccetera, vuol dire un pool antiterrorismo di un certo tipo, un gruppo di investigatori centralizzati che vanno a colpire, eccetera. Proprio questa qui era l'esperienza del passato. No, l'abbiamo cancellata e non intendiamo, almeno per il momento, andare avanti in questa direzione. La volontà politica si vede solo se ci sono dei fatti concreti, se no sono solo chiacchiere. Solo chiacchiere. E mettere dei grandi aggettivi attorno alla parola terrorismo non vuol dire che sei antiterroristico, ma sei, anzi, se hai delle responsabilità, sei uno consapevole che non fa il suo dovere fino in fondo. E unisco questi due aspetti della volontà politica con quello che si va a fare con quello del campo dell'informazione. Ecco, la Loggia Massonica P2 ha raggiunto i suoi obiettivi, sta raggiungendo i suoi obiettivi con l'affermazione del piano di rinascita democratica. Ci sono tanti fattori che questo piano sta andando avanti, ma del piano di rinascita molto probabilmente è una cosa che non conosce, non dico non conosce nessuno, ma molte persone non la conoscono. Ecco che al limite è una buona forma per impedire questo stravolgimento democratico sarebbe quello di far conoscere quello che è il piano democratico e quello che è il piano di rinascita democratico e quello che voleva e si prefiggeva di andare a fare. Questo sarebbe una grande operazione in quella direzione. Nel nostro piccolo, come Associazione dei familiari delle vittime, come CEDROS, qui a fianco a me c'è la Cinzia De Curoli, che è la direttrice del Centro di Documentazione sullo Stragismo, faremo, e questa è stata la prima riunione, il primo incontro, faremo una serie di incontri con dei professori universitari proprio per valutare e analizzare questi aspetti del terrorismo, singoli aspetti del terrorismo, per fare in modo che ci siano delle possibilità per affrontare e per capire sempre più questo fenomeno e non trovarsi impotenti di fronte ai fatti che si verificano, e anche capire possibilmente quelli che quando sono di fronte non diciamo così, si esprimono con belle parole ma con nessun fatto, pur avendo la possibilità di farlo. Grazie. Il terrorismo, sia rosso che nero, sono
sono apparsi funzionali negli anni 70-80 a determinate strategie politiche. Si è parlato della strategia della tensione, poi Taviani ha negato che essa sia mai esistita, ma in sostanza l'analisi che voi avvocati anche facevate nel giustificare, nel cercare di capire qual era la ratio di un delitto così terribile come quello della strage alla stazione, cercavate di capirlo e lì arrivavate che ci fosse una strategia politica, gli opposti estremismi, neri e rossi, avanza la fase centrale della politica, viene rafforzato il centro della politica, va bene. Ma oggi come oggi, le nuove manifestazioni di terrorismo alle quali proprio con il professor Biagi abbiamo assistito qui a Bologna e che nel resto d'Italia appaiono ripetersi in modo preoccupante, a quale progetto politico possono essere funzionali oggi? Sì, prima si è ricordato che a un certo momento uno degli avvocati di parte civile del processo della stazione di Bologna tagliò la corda invergognatamente. L'avvocato Montolozzi. Io prendo il suo posto sui banchi della parte civile a fianco di Guido Calvi, in rappresentanza della regione di Bologna, e io, civilista, ho vissuto una delle mie poche incursioni nel penale, ma questa è una incursione vitale. Ho vissuto 8 anni di processo, dal primo processo di appello finito con una assoluzione, come ricordava Paolo Bolognesi, alla mattina straordinaria. Io dico sempre che vale la pena di fare l'avvocato per vivere, fare l'avvocato per 40 anni, per 50, massimo 50, per vivere una mattina così, davanti alle sezioni civili nel silenzio totale. Siamo ascoltati nel silenzio, sentivano volare i moscerini, mi hanno accolto tutte le nostre cose, demolendo la sentenza di Bologna, rimandando in sede di rinvio a Bologna, in rinvio condanna, il ricorso in Cassazione viene respinto, si forma giudicato. Uno dei pochi processi che si è concluso con dei colpevoli. Io giudico, non so Paolo come tu lo giudichi percentualmente, quello che è finito così inferiore al 10% del sommerso. Io lo giudico al 10% del sommerso, cioè i casi in cui la magistratura è riuscita ad arrivare a questi risultati, stragi di Petriano, eccetera, sono purtroppo molto pochi, sono delle ancora stragi assolute, altri casi che non si sono neanche aperti, e c'è tutto questo sommerso che è sfuggito non innocentemente, non per caso è sfuggito al perseguimento da parte delle autorità, da parte della magistratura. Ecco, tu mi chiedi Paolo come vedo la tendenza. Io la tendenza la vedo rivolta a un peggioramento e a una penetrazione sempre più profonda del potenziale di violenza che inonda non Bologna, non l'Italia, non l'Europa, il nostro mondo. Vedete, qui a Bologna abbiamo un singolare privilegio. Possiamo leggere l'Herald Tribune alle 7 di mattina perché viene stampata a Bodrio la edizione del Herald Tribune che si distribuisce in Italia. Quindi alle 7 di mattina tu hai l'Herald Tribune di giornata. E sull'Herald Tribune, che è un giornale che vi consiglio vivamente di leggere e di trovare, lo trovate in tutte le edicole centrali di Bologna, ci sono tutti i pareri, gli articoli di questo straordinario calderone che è l'America, dove ci sono i gusci e dove c'è della gente che dice: noi, la nostra civiltà è fondata sulla violenza. È perfettamente vero, tutto lo dimostra.
siccome è il nostro modello, noi siamo trascinati da questo modello, siamo in una spirale senza fine di violenza, che non credo si riduca. Tendenzialmente si alza. Perché si alza? Perché c'è bisogno di violenza. Perché c'è bisogno di violenza. Perché la violenza crea paura. E prendo un'equazione proprio di un pubblicista dell'Herald Tribune, il quale diceva: noi in America andiamo a destra perché abbiamo paura. È vero, il carattere dominante dell'America, degli Stati Uniti, è questa paura paranoide che risuscita i crimini paranoidi del tempo di McCarthy. Noi andiamo a destra perché abbiamo paura. E siamo abbiamo paura perché siamo ignoranti. Perché? Perché un giudice che fa la vita di Caselli, che fa la vita che ha fatto il grande Nino Caponnetto, al quale io voglio bene nella memoria e in vita, l'ho avuto a Porta Tenere, pretorino di prima nonna e io il ragazzino, ci siamo ritrovati dopo. Giudici come Caselli e come Caponnetto hanno fatto questa vita per anni e anni e anni, una vita blindata, una vita. Mi ricordo quando Caponnetto venne a inaugurare l'ospedale di Bazzano, che io gli andai incontro e lo abbracciai e mi trovai immediatamente circondato da quattro marcantonini che mi guardavano storto, perché vivevano così. Ecco, loro hanno vissuto dentro la violenza e hanno sentito particolarmente la violenza rossa, la violenza delle Brigate Rosse, che in quel periodo si è scatenato fino agli esiti che sono stati ricordati. Io però ho vissuto, specialmente in questa mia esperienza, ripeto, vitale, di 8 anni di processo penale, il principale processo penale dell'Italia del dopoguerra. Non c'è dubbio. Mi sono sentito avviluppato dalle spire di una latente e sempre presenza violenza di altro segno. Ecco, sapete quando la prima volta che si è celebrato il processo d'appello alla Corte di Bologna, e la Corte di Bologna annullò la sentenza di primo grado, quando fu chiesto agli imputati se avevano qualcosa da dichiarare al termine del dibattimento, la Mambo dice: sì, io ho qualche cosa da dichiarare. Voglio far sapere che Bologna, i giudici di Bologna, non sporcheranno la nostra storia. Non sporcheranno la nostra storia, perché io potrei dire dai banchi della difesa, non appena ebbi la parola, non avete più niente da sporcare. Siete già tutti integralmente neri. Questi qui si vedevano romanticamente. La Mambro e Fioravanti in quell'anno lì terribile del 1980 avevano commesso, mi pare, 4 omicidi. Fioravanti è arrivato al processo della stazione con 4 ergastoli già sulle spalle. Insomma, volevano farsi passare come i cavalieri di qualche cosa. Ci tenevano, per esempio, più volte durante il processo hanno detto: ma noi arrivavamo sempre puntuali. Noi eravamo sempre puntuali agli appuntamenti, noi eravamo dei gentiluomini. E questi ministri di questo tipo di violenza sono quelli che hanno fatto paura e che continuano a farmi paura. Perché quel tipo di violenza non solo non è finito, ma viene tuttora coltivato. Quello che ha ricordato benissimo di prima Roberto Scardolo, lo leggiamo adesso nei giornali tutti i giorni: ma che cos'è questo se non è violenza, se non è veramente terrorismo anche senza mitra. Questo è il tipo di violenza, ed è il tipo di violenza che
trova, che trova degli aiuti, dei sostegni, la teoria c'è, la teoria c'è. Il nostro processo ha avuto anche delle ricadute laterali, fortunatamente siamo riusciti a vedere un colonnello dei carabinieri, Fellone, lo chiamai Fellone in aula, perché quelli che tradiscono il loro giuramento di queste cose non sono come quelli che di fronte al nemico tradiscono, che organizzò la valigia da Lecce per depistare i giudici di Bologna. Libero Mancuso aveva visto subito giusto e non ci riuscirono a depistare, però riuscirono a far perdere 2 anni ed erano anni decisivi, non c'è dubbio. E così la strage di Betano, che contano con sentenza pesante giudicata, lo sai. Eccoci, mi fa paura tutto quello che ha sostenuto e che continua a sostenere questo gruppo di gente dei servizi che viene fuori, questi legami torbidi, coperti, che si scoprono a bagnoli in questa squallida vicenda che ha ricordato poco fa Scardola e che leggiamo, abbiamo chi ne chi ha lo stomaco di leggerle tutti i giorni sui giornali. Siamo veramente di fronte a una tendenza strisciante, coperta e non coperta, che ha il fine di mantenere vivo e presente uno stato di violenza. Io non so se questo si possa chiamare una strategia della tensione, non mi interessano le parole. Strategia potrebbe voler presupporre l'esistenza di un centro, il grande vecchio che parla, potrebbe voler dire tutto questo. Non mi interessa se è una strategia o una strategia, è una tendenza in atto, è una tendenza in atto che sento, che vedo nella vita di giustizia che vivo tutti i giorni, anche in civile. Questo assalto contro la magistratura, anche l'avvocatura, bisogna che faccia degli esami di coscienza, anche l'avvocatura bisogna che faccia degli esami di coscienza, perché l'avvocatura ha avuto un Fulvio Croce, mio carissimo amico, con il suo puzzolente sigaro, che era incredibile, lo conoscevo. Insomma, era un uomo veramente molto piacevole e che aveva una morte così composta, lui presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, ucciso perché era il presidente del Consiglio di Bologna di Torino e il processo non si doveva fare. Ora, dico sì, gli avvocati hanno avuto anche loro i loro ombrosoli, i loro, ma hanno avuto anche degli avvocati che si sono messi a fare i legislatori per fare come legislatori le leggi che accogliessero le tesi loro in processi che tutti conoscono. Quelle tesi difensive che erano state respinte nel processo venivano fatte passare attraverso la legge ad hoc. Non mi piacciono, non mi piace questo tipo di avvocatura, e per questo dico che anche l'avvocatura ha degli esami di coscienza da fare. Tuttavia, la cosa più importante e certamente più rilevante da un punto di vista di incidenza causale è che questo tipo di violenza è coperto. Le Brigate Rosse sono state combattute, per fortuna, a colpi di morti, ammazzati, eccetera, sono state combattute anche vittoriosamente. Questo tipo di violenza non solo non è combattuto, è favorito, assecondato, è nascosto, è coperto. E questo mi fa paura. E questo mi fa paura. Non è una cosa di oggi, badate. In questi 8 anni di navigazione nel processo della strage della stazione mi sono veramente immerso nella conoscenza di cose che vedevamo nei documenti processuali. Il convegno dell'Istituto Bobbio
il convegno all'Istituto Pollio, un istituto del Ministero della Difesa, mi pare, qualche cosa del genere, un istituto di studi strategici in mano al militare, che organizza un convegno sul modo di difendersi dalla sedizione, praticamente, detto in altre parole, dalle Brigate Rosse. Il Guido Giannettini, ve lo ricordate, questo losco giornalista che fa un intervento e dice: se un comunista diventasse sottosegretario alle poste, tutto esplode, tutto cade. E sembrava una millanteria. Di fatto pochi anni dopo un comunista è diventato il ministro degli interni senza che succedesse niente, ma sotto la cenere è rimasto questo filone che nella paura ha il suo elemento di esistenza, continuamente alimentato. Questo mi fa paura. Cosa possiamo fare? Io direi che la prima cosa da fare è di lasciare lavorare in pace i giudici, che qualunque cosa dica il Presidente del Consiglio è il corpo nel quale la gente ha più fiducia, anche perché la magistratura di tutti i corpi dello Stato, di tutti i corpi dello Stato, è quello che in percentuale ha avuto il più alto numero di caduti sul campo, come quelli che durante l'altra guerra saltavano fuori dalla trincea e ricevevano una pallottola in petto. Quanti giudici con una pallottola in petto? E la gente, questo spero, credo che non lo dimentichi, nonostante tutte le distrazioni volute della civiltà del rumore, della civiltà della menzogna, della mistificazione spartita a piene mani attraverso queste televisioni. Facciamo lavorare in pace la magistratura e non facciamole l'assedio come stanno facendo, come l'ingegnere ministro della giustizia, come sta facendo le leggi un pochettino per volta, cominciando a cambiare i membri del Consiglio Superiore della Magistratura, no? In modo da poter anche bloccare. Adesso salta fuori un progetto, non adesso, già dopo 3 anni che è in giro, un progetto di ordinamento giudiziario che dovrebbe riportare a casa tutti i giudici, dovrebbe riportarli tutti a casa, dire: state buonini, fate quello che vi dice il papà governo, e allora sarete bravi, e allora non sarete politicizzati perché dite quello. Allora voglio finire ricordandovi una cosa, che questo tipo di paranoia, la ripeto senza timore questa parola, perché la prendo dagli storici anglosassoni che non hanno peli sulla lingua, scrivono magari meno paludato dei nostri storici, ma dicono pane a pane, vino al vino. La paranoia che invade la nostra scena politica e civile, della paura da mantenere sempre viva, lo sapete a che cosa ci ha condotto? Invece di andare a fare la punta all'apis ai giudici che stanno processando le persone importanti, bisognerebbe andare a vedere i giudici che non lo hanno fatto. E c'è una parte importante della magistratura, cioè tutta la magistratura militare che per 50 anni ha murato 960 fascicoli, non ne faccio il nome anche se è già morto il procuratore della magistratura militare,
disse che faceva così perché il governo di allora voleva così, erano i fascicoli contro i responsabili delle stragi nazifasciste che avevano comportato una cosa come 10 o 15 mila morti in Italia e che avrebbero dovuto cominciare e vennero per desiderio del governo insabbiati, vi dirò dove, come. Questo fu confermato da un amico per il quale ho avuto un grande affetto, che era Paolo Emilio Zaniani, uomo della Resistenza, in quei momenti ministro degli interni, quando mi disse, signori, non potevamo fare diversamente, perché gli americani ci avevano chiesto di non mettere in una situazione imbarazzante la Germania, adesso che la stiamo recuperando aprendo questi processi, quindi non processateli. E Tajani disse, ci riunimmo e decidemmo di non fare processi. E la magistratura, indipendente teoricamente, la magistratura militare, con le procuratore militare, e non so se tuttora sia, allora era nominato dal ministro, il procuratore militare. Ma e la procura militare, e cioè tutta una fetta importante di magistratura, cioè la magistratura militare, fece questo genocidio di fascicoli, che sono saltati fuori da poco, per la tenacia di alcuni avvocati che non sono stati al giorno. Alcuni pochi processi si sono potuti fare, gli altri erano contro persone irreperibili e nella grande maggioranza delle morti dopo 50, dopo 56 anni. Chiudo perché vedo che sono andato. Allora teniamo conto che c'è della magistratura che invece fa il suo dovere e che non ascolta i comandi da palazzo. Questa per me è l'unica difesa vera che noi abbiamo contro un tipo di violenza strisciante che ci avviluppa e che ci riserva un futuro, se non reagiamo, certamente peggiore. Della strage di Bologna del Presidente o di altri personaggi circa il fatto che era ora di far cadere certe barriere, certe trasformazioni delle leggi in atto da cambiare per aprire certi armadi, per tirare dall'aria agli scheletri. Cosa è stato fatto in questi anni? Diciamo la verità una buona volta, altrimenti continueremo solo a dire delle belle parole. Vuol dire, oggi abbiamo un governo che abbiamo, evitiamo di fare commenti, ma quando ne avevamo un altro, di segno opposto, cosa ha fatto per riformare i servizi, per lavare panni sporchi nei vari angiporti del potere? Di cosa è stato fatto? Nulla. Dopotutto,
alla commemorazione per la strage di Bologna per diversi anni sono venuti anche membri del governo di segno opposto, quindi i signori che ora stanno all'opposizione. E allora cerchiamo di essere sinceri, onesti. Ma perché non è stato fatto niente? Ok, grazie. Grazie a lei. Altre domande? Beh, in serio? Abbiamo chiarito tutti i dubbi e perplessità. Nessuna domanda? Prego. Come giudicano questo fatto? Come giudicano il fatto che quelle che una volta erano trame, diciamo, segrete o quasi segrete, oggi vengono tranquillamente esposte nel corso di un'intervista sui giornali? Cioè, questo credo che sia qualcosa di particolarmente inquietante. Mi riferisco ovviamente all'intervista rilasciata da Gelli. Grazie. Ancora? Prego. Delle Brigate Rosse, giustamente si parla di Torino perché sono stati anni cruenti e vicende cruenti, però c'è anche il terrorismo veneto. A me è capitato di vedere in televisione, in trasmissioni dove c'è tutta la ricostruzione delle attività delle Brigate Rosse, terrorismo veneto non viene citato storicamente. Sicuramente ci accomuniamo a quelli che sono i mille dubbi per tutte le fatti di terrorismo, però almeno una citazione, perché non erano da meno quelle Brigate Rosse che hanno operato in Veneto. La seconda domanda è questa: mi chiedo come mai ci sono, ogni tanto vengono riproposte le famose leggi dell'indulto, che altro non è che un riconoscimento storico e politico del terrorismo. Trova tutti d'accordo, destra, parlamentari di destra e di sinistra. Vorrei capire il perché. Grazie. Grazie. Nessun altro? Allora, vuoi rispondere tu? Io su, in particolare, sui vari ministri di governo di sinistra che sono venuti sul palco del 2 agosto. E poi forse non hanno mantenuto tutti gli impegni che si erano assunti. Dunque, quando parliamo di terrorismo, di stragi, eccetera, quando parliamo di queste cose, l'associazione a suo tempo comprese che non era solo con gli aspetti giudiziari che si poteva arrivare alla verità, ma per arrivare alla verità bisognava assolutamente abolire il segreto di Stato, gli diritti di strage e terrorismo. E nel 1984 noi facemmo una legge, cioè facemmo assieme alle altre associazioni di vittime per stragi, una legge, la fece il magistrato Ramatta, sì, perché se no gli sono fatti familiari con quello che non viene provato, nel senso che io non sono assolutamente un legislatore, Allora, fu fatta da Marco Ramat, che era un magistrato che ci aiutò a fare questa cosa. Nel 1984 raccoglievamo 100.000 firme e questa legge fu presentata al Senato nelle mani dell'allora Presidente del Senato, Cossiga. Questa legge, possiamo dire che fino a quest'anno non è mai stata discussa dal Parlamento italiano. Questa legge, nel momento in cui quest'anno abbiamo fatto un'audizione con la commissione difesa del Senato, è stata discussa perché l'avevamo presentata, fatta presentare dai senatori, però nel momento in cui la legge per la riforma dei servizi eccetera è stata fatta, è stata poi lasciata stare per quello che riguardava il segreto di Stato. L'articolo è rimasto tale quale. Adesso è andata alla Camera. Sono speranze poche. Allora, per quale motivo dal 1984 ad oggi di governi ne hanno visti un po' di tutti i colori, no?
con i socialisti al governo, adesso centro-sinistra con i comunisti, con i DS, con i, cioè nel 1996-2001 abbiamo avuto il governo di centro-sinistra. Però su questo argomento c'è stata una insensibilità totale. Insensibilità totale, anzi, il sottosegretario allora Brutti venne sul palco, fece delle promesse, poi non le mantenne e noi lo denunciamo pubblicamente. Allora, io come noi come associazione abbiamo denunciato il comportamento dei politici che vengono, promettono di dire belle parole e poi il giorno dopo spariscono dalla circolazione. E questo l'abbiamo denunciato sia quelli di destra sia quelli di sinistra, ma questo ha poca importanza. L'importanza è cercare di capire per quale motivo su questi argomenti che erano un cavallo di battaglia prima di andare al governo, nel momento in cui sono andato al governo non è più un cavallo di battaglia, anzi era una cosa, io mi ricordo nel momento in cui il centro-sinistra andò al governo che la prima cosa che tirò fuori fu indulto, amnistia, eccetera, eccetera. Anche, insomma, ci arrabbiamo la nostra parte e quantomeno questa amnistia fu accantonata, ma non andò avanti neanche il discorso del. Ora, c'è da dire che quantomeno nell'ultima, quando il Papa è andato in Parlamento e ha chiesto un atto di clemenza nei confronti dei detenuti, i familiari delle vittime del terrorismo sono andati a Roma e hanno fatto una conferenza stampa dentro il Parlamento e hanno detto, oh, queste cose sono cose che si possono riservare solo e esclusivamente nei confronti della delinquenza comune, ma non possiamo andare a parlare di indulto, amnistia o cose del genere nei confronti di terrorismo, mafia, camorra, stragi di questo caso. Non possiamo assolutamente, se abbiamo un minimo di dignità di persone. Cioè. Questa cosa è stata accolta e quantomeno per l'indultino, per quella cosa che hanno fatto, non ha toccato questo. Però, voglio dire, nonostante gli impegni che si erano presi in una prima fase, in una commissione parlamentare, alla fine per i picciotti di mafia c'era la possibilità di uscire, o come e di solito cosa fanno in questo caso i parlamentari? Lo mettono come un grande evento, un grande fatto per avanzare, per togliere la mafia, eccetera, eccetera. Invece poi è stato fuori che quelli nel momento in cui escono la medaglia del fatto un po' di galera e poi ricominciano pari pari, adesso sono sempre i picciotti di mafia, buonanotte. Allora io credo che bisogna, fondamentalmente noi potremmo fare tutte le congetture che vogliamo su perché non si fanno determinate cose, però io credo che dobbiamo instaurare un metodo che deve essere quello che da parte nostra ci sia un controllo nei confronti di chi viene eletto. Ma non nostra inteso come familiare delle vittime, nostra come elettori. Cioè non possiamo scaricare, uno lo eleggiamo, lo mandiamo a Roma, poi gli diciamo dei nomi dopo 6 anni perché non ha fatto determinate cose. Bisogna essere persone, tutti quanti che ci sia da fare, in modo che ogni 3-4 mesi gli si chiede conto delle cose che non vanno avanti, del perché non vanno avanti in questo passo. Deve essere una forma di partecipazione attiva, di non lasciare solo, io dico, quello che è stato detto, che è la forma unica a questo punto per poter fare in modo che le cose vadano avanti come sono state promesse durante le campagne elettorali, altrimenti non ne vedo altre da questo punto di vista, perché non voglio credere che anche insomma, che tutti siano impelagati nelle stragi, tutti siano impelagati nel terrorismo e vieni in questo passo. Questa è la risposta che mi sento di darle, spero che sia soddisfacente. Berti? No, non volevo sentire, cosa hai detto? Ah, spero sentiamo tutti. Sì, benissimo. Dottor Caselli, lei ha il compito di concludere questo nostro dibattito. Mi perdoni, è sempre un po' difficile intervistare un procuratore, non si sa mai cosa chiedergli, perché non si sa mai cosa può rispondere, fino a che punto può arrivare, inchieste che sono in corso, quindi io lascio libera tranquillissimamente di approfondire, se crede, gli argomenti che sono stati toccati questa sera, una parte dei quali coinvolgono anche l'attività in corso della sua procura, a fare teleconserve, tanto per dire.
Ma la pregherei soltanto questo, di rispondere anche alla domanda che il Presidente Prodi ha posto all'inizio del nostro dibattito. È possibile pensare che in questo Paese si chiuda col terrorismo? Naturalmente chiudere non metterci un coperchio sopra, come qualche anno fa fu proposto anche autorevolmente, ma non fare verità e stabilire con chi ha commesso quegli errori un rapporto di cittadinanza nello stesso ambito. Questa mattina il dottor Caselli scrive su Repubblica un articolo apparentemente di peso limitato, ma di grandissima portata. Io un anno fa sono stato alla Cooperativa Libera. La Cooperativa Libera è composta da alcuni ragazzi organizzati da Don Ciotti, eccetera, dai parenti di Falcone Borsellino, che si è assunto l'incarico di coltivare le terre sequestrate ai boss mafiosi in Sicilia e di portarle a produttività. Nel caso specifico, a Corleone, la Cooperativa Libera, Libera Terra, intitolata al sindacalista che era stato Placido Rizzotto, si era preso l'incarico di coltivare le terre di Totò Riina e le avevano seminate a grano questi ragazzi. E mi prego di credere che c'era un clima, parlando con loro, non di terrore ma certo di grande timore, cosa poteva succedere. Un gruppo di giovani ragazzotti che senza nessuna protezione al mondo coltivavano le terre che erano di Totò Riina nel luogo di Totò Riina. Era capitato naturalmente che qualcuno aveva mandato le pecore a pascolare perché il grano era germogliato in quelle terre, e però i giovani le avevano rimpiantate e avevano tirato fuori il grano con cui hanno fatto poi la pasta. Hanno fatto anche dell'olio in altre zone, sempre con lo stesso sistema e sempre sulle terre sequestrate ai mafiosi. Quest'olio è stato prodotto e in vendita in alcune strutture cooperative. L'altro giorno ricorda, e glielo ha ricordato questa mattina il dottor Caselli, la finanza è andata a vedere perché l'etichetta sulle bottiglie di questo olio non è proprio regolare secondo le norme della comunità europea, e la scritta libera non è sufficiente, bisogna precisare un sacco di cose che i giovani si sono dimenticati di precisare. È sequestrato le bottiglie dell'olio. Certo, la lotta alla mafia, la nostra mafia non è questo, la lotta alla mafia è quello che hanno fatto questi ragazzi con la loro paura. Sono andato a vedere, hanno fatto crescere le vigne sulle terre di Iperico, e ogni grappolo di quella vigna era guardato con amore e con una chissà cosa succederà, ci lasceranno vendemmiare, riusciremo a portare a termine, ma riusciremo a fare il vino, l'hanno fatto. Il loro fattore si chiama Provenzano, ma non è parente di presente. Bravo, così. Ecco, dottor Caselli ricorda questo stamattina, la lotta al terrorismo è anche questo, c'è stata una lotta dura con il terrorismo, poi probabilmente da parte dello Stato qualcosa si è attenuato, e la mafia, nel caso della mafia, e i terroristi, nel caso del terrorismo, forse tutti e due insieme, ma un altro discorso, hanno ripreso a respirare, è tornato ad esserci un po' d'acqua in cui navigare. Il dottor Caselli dice, se vogliamo essere fino in fondo contro la mafia, dobbiamo regalare a questi ragazzi che hanno fatto l'olio, il grano, il vino, la consapevolezza di essere parte di uno Stato che è al loro fianco. Siamo al loro fianco anche nei confronti di coloro che combattono il terrorismo, ma era soltanto per salutare e per ringraziare il dottor Caselli che ho fatto questo accenno al suo articolo. La prego. Con queste cose che Scandola ci ha appena detto, però, ritorniamo a pieno titolo, nel modo più assoluto, nel tema di questa sera. In che senso? Nel senso che si tratti di mafia, si tratti di terrorismo, si tratti di stragismo,
una risposta efficace è quella che riesce a combinare il contrasto sul piano tecnico, investigativo giudiziario, con il contrasto sul piano della cultura, cioè della crescita di coscienza, di consapevolezza circa la minaccia che questi problemi, terrorismo, stragismo, mafia, rappresentano non soltanto per questo o quello, o per questo o quel punto geografico del nostro paese, ma la minaccia che rappresentano per tutti, per una democrazia compiuta e via seguitando, quindi la necessità di inventarsi o di fare tutto il possibile per coinvolgere in questo problema non soltanto le guardie contro i ladri, ma la comunità, la collettività, le pubbliche via seguitando. È sempre lo stesso problema. Si tratta di terrorismo, si tratta di stragi, si tratta di mafia. Ecco, non avere tutta la sensibilità e l'attenzione che l'antimafia delle proprietà dei diritti del lavoro, le cooperative di giovani che sulle terre confiscate ai mafiosi lavorano costruendosi quel futuro che la mafia, arricchendo soltanto se stessa e sottraendo risorse agli altri, aveva loro espropriato, aveva loro rapinato. Non avere la necessaria sensibilità politica, attenzione, per queste cose significa ridurre l'antimafia al versante investigativo giudiziario, il contrasto sul piano soltanto verità. Per il terrorismo, per lo stragismo, limitarsi a, ed è importantissimo cercare, non è una limitazione, a cercare di muoversi esclusivamente sul versante del contrasto tecnico, del contrasto contro gli apparati militari, generalmente militari di queste organizzazioni, senza cercare di capire anche quali sono le radici, intervenire anche sulle radici, e qui ecco, far cadere il segreto di Stato può essere importante per capire le alleanze, per capire se ci sono stati e quali, se ci sono stati, non lo so, burattinari, questi o quelli, nazionali, internazionali, riseguitando, ma ecco, un coinvolgimento anche attraverso queste strade di opinione pubblica, la resa così più consapevole che non sono problemi soltanto di individui isolati, lo stesso problema. Quanto meno la discussione, la riflessione spogliata da condizionamenti emotivi, di tanto non è facile, è difficile, addirittura impossibile, sulle strade che si potrebbero eventualmente prima discutere e poi sperimentare per uscire in qualche modo, se è possibile, da questa situazione. Ecco, tutto questo è estremamente importante e si può cominciare a parlarne partendo dalle bottiglie d'olio, ma poi le macchie d'olio, appunto, un gioco di parole che sembra troppo facile, ridicolo, si allargano e il discorso diventa davvero coinvolgente di tutti quanti i profili dei fenomeni difficili e complessi che abbiamo oggi affrontato. A me compete anche provare a dare un paio di risposte a domande che specificamente riguardano gli argomenti che ho trattato nel mio intervento. E non c'è dubbio che le Brigate Rosse non sono state un fenomeno soltanto torinese o romano, visto che abbiamo parlato del processo di Torino e del sequestro Moro. A Genova, come a Torino, a Milano, come a Roma, ma anche sicuramente, certamente, purtroppo e terribilmente nel Veneto hanno operato, e operare per quanto mi riguarda significa sequestri, rapine, estorsioni, omicidi, gambizzazioni e quant'altro. Nascono a Trento le Brigate Rosse, poi le radici trentine si intrecciano con quelle di Reggio Emilia, con quelle milanesi, con quelle operaiste marinesi. In Veneto uccidono per la prima volta, lo presentano come un incidente sul lavoro nel loro linguaggio piuttosto cinico, è l'omicidio di Mazzola e Gianucci, due custodi di una sede del loro movimento sociale italiano in cui le Brigate Rosse da tempo hanno fatto irruzione. Non è un omicidio deliberato, ma è il primo omicidio delle Brigate Rosse, al momento, nel Veneto. Nel Veneto c'è tutta la storia di Pisetta, nel Veneto ci saranno gli omicidi, vari omicidi, più grave quello di Tagliercio, e poi il sequestro Dose, con tutte le questioni connesse,
grande successo ottenuto nell'individuare, nel liberare questo prigioniero e nell'individuare gli autori, ma sappiamo anche certi metodi che erano stati sottoposti a discussione e anche accertamento giudiziario molto discussi. C'è il problema dell'inchiesta del giudice Calogero, il 7 aprile, c'è il problema dei Tori Negri che ci porta appunto l'informazione che quell'area lì. Se ho parlato di Torino è perché soffro di provincialismo, a Torino ho lavorato, questa è la realtà che un po' meglio conoscevo e quindi di questo ho parlato, ma al di là del mio provincialismo è un dato di fatto che su Torino, nella fase storica di cui parlavo, si concentra il massimo della loro attenzione. Non è mai successo in nessun'altra città d'Italia, neanche nel processo di mafia, è successo soltanto a Torino, che dopo l'omicidio Croce non si riesce a formare la gioia popolare. Non si riesce a trovare 6, non dico 60, non dico 600, 6, soltanto 6 cittadini a Torino, città di tradizioni di lotta democratica, operaia, per i diritti, antifascista, ineccepibile, a Torino non si riescono a trovare 6 cittadini disposti a fare giudici popolari, il processo non può neanche cominciare. Il processo salta. Sul tavolo del Presidente della Corte d'Assise si accumulano i certificati medici sindrome depressiva, la certificazione clinica della paura che i terroristi in quel momento hanno vinto. Ecco allora, la centralità di Torino deriva un po' dal mio provincialismo, ma anche perché in questa fase, su Torino in modo particolare. Sull'indulto sono state già dette cose estremamente significative, degne davvero nella solita pausa di stile della più attenta riflessione. L'indulto, riferito a certe forme di criminalità, potrebbe indubbiamente rappresentare un riconoscimento storico-politico. Il problema è se a distanza di tanto tempo per manifestazioni marginali di questo tipo di devianza, di criminalità, in ipotesi soprattutto di ammissione delle proprie responsabilità, di non presenza di comportamenti cosiddetti irriducibili, insieme non tanto di riconoscimento si possa parlare quanto piuttosto di avvio di una sorta di pacificazione equilibrata, attenta nella ricerca responsabile e consapevole della miglior soluzione di questi terribili problemi. Non lo so, non è il mio campo, non è il mio mestiere, non ho competenze sufficienti, non ho soprattutto titolo e ruolo per esprimermi. Dico che non c'è niente di più complesso e di più tormentato come questa materia, a prescindere però dalle specificazioni, dalle proiezioni sul problema del terrorismo, dello stragismo, le misure cosiddette di clemenza, in generale, dal punto di vista totalmente generale ed astratto, senza nessun riferimento alla criminalità di cui abbiamo parlato oggi. Ecco, attenzione, non è tanto che possano servire per alleviare, quantomeno alleviare, il problema del sovraffollamento delle carceri, è che se misure calibrate, pensate, accompagnate da forme di sostegno per chi recuperi anticipatamente la libertà in modo che non ricada nella spirale perversa della recidiva ritornando dentro dopo poco o tanto tempo, se sono misure pensate, ecco, sono misure che cercano. Poi si può sempre discutere sul modo, sui tempi, di attuare un principio fondamentale della nostra Costituzione, perché la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. E rieducare significa anche offrire delle prospettive di recupero nei confronti di chi queste prospettive offra almeno qualche garanzia di volerle, di poterle, di saperle davvero praticare, perché altrimenti rischiamo di fare del male non soltanto a chi sta espiando la pena e deve espiare la pena, perché non ci possono essere cancellazioni per nessuno, ma rischiamo di fare del male anche a noi stessi, a noi stessi come società civile, a noi stessi come cittadini desiderosi di quel bene fondamentale che è la sicurezza. Perché se la pena, l'espiazione della pena è costruita secondo una logica al di là delle intenzioni ma nei fatti di vendetta, di contrapposizione al male soltanto del male, senza prospettive di recupero, prospettive di recupero che potrebbero essere offerte anche attraverso queste meditate
calibrate, pensate, equilibrate e calibrate a misura di clemenza, ecco, c'è il rischio che il sistema penale di espiazione della pena diventi sempre fabbrica di nuova insicurezza, nuova violenza, nuova spinta a violare le leggi, quindi qualcosa che finisce per essere controproducente per gli stessi interessi che ci proponiamo di, giustamente, sacrosantamente, voler perseguire a vantaggio di tutti quanti noi. Ma la confusione stessa delle mie parole, quantomeno spero, serve a dimostrare una cosa, che sono problemi davvero di terrificante complessità, relativamente ai quali hanno diritto di cittadinanza piena, totale, di opinioni più diverse. E si tratta di discutere di questi problemi senza una contrapposizione tipo da stadio, senza manicheismi pregiudiziali, senza la logica dell'amico nemico, ecco. Discuterne per poi scegliere in un senso o nell'altro, e non so francamente quale possa essere più giusto, ma discuterne nel rispetto degli uni degli altri serenamente, questo sicuramente è il metodo giusto, quali che siano poi gli sbocchi successivamente. Con la Raimondo Catanzaro dell'Università di